Ricordano la sua appartenenza nel 21 al gruppo dei valori plastici, un momento dell'arte di quel Novecento che veniva interpretato come movimento di restaurazione, senza accorgersi che Mario Tozzi, che passerà poi attraverso le esperienze più vive e moderne, a quel movimento diede il contributo della sua personale metafisica, di una ricerca di classicismo che faceva parte della sua natura, portando, come ricorda Franco Solmi, il canto dei suoi colori mediterranei sui quali non è mai calata la luce degli antichi soli morti. Tozzi a Parigi fondò il gruppo dei Sette, ne facevano parte Campigli, De Chirico, Severini, Magnelli, De Pisis, Paresce. Suoi quadri compaiono nei musei di Mannheim, Mosca, Berlino, Varsavia, Budapest. La Francia gli conferì la Legion d'Onore, eppure Mario Tozzi continua ad essere un caso, cui la critica oggi cerca di ridare, seppur tardiva, giustizia.